Ministro, incontro con operatori portuali e funivie, com'è andata? No, è andata bene, nel senso che è stato un momento di confronto utile per capire le cose che anche il governo può fare e su cui magari non ha fino a questo momento messo la testa adeguatamente. E quindi non c'è niente di facile, però i problemi vanno affrontati, i nodi vanno sciolti e quindi sia su Finivie ma anche su altri temi che sono stati richiamati, abbiamo altri casi qui dalla Sanac alla Piaggio dove dobbiamo cercare di accelerare, ecco. Però nel concreto il comparto savonese ha varie situazioni problematiche, critiche, dove si possono fare i passi avanti più concreti, avete già più o meno definito? No, i passi avanti si possono fare, naturalmente ci vuole il concerto un po' di tutti, in cui tutte le parti coinvolte devono dare il proprio contributo. Ad esempio sul caso di Funivie, io credo che sia assolutamente coerente immaginare il contributo in termini ambientali che possa dare un intervento rapido e tempestivo, sia sotto profilo ambientale sia sotto profilo occupazionale, ed è assolutamente coerente con la filosofia del Next Generation EU, cioè del piano nazionale che è stato approvato. Quindi a parte i titoli appunto di questi bei piani, dobbiamo riuscire a entrare nel concreto e nello specifico qui ci sono delle situazioni dove quel tipo di logica può effettivamente portare a un contributo. Però serve che ad esempio alle procedure vengano effettivamente snellite, cioè non è possibile che un intervento richieda, una gara europea richieda 20 mesi di tempo per trovare una soluzione appunto a un problema che esige una risposta invece in tempi rapidissimi. Quindi tutto lo sforzo di snellimento procedurale, di semplificazione deve proprio calarsi sulle situazioni concrete, non può rimanere soltanto, diciamo così, una norma teorica di principio. Invece sul porto? Sul porto ho avuto un confronto diciamo così molto stimolante con la compagnia. Ci sono problemi che arrivano dal passato, quello dell'amianto che ovviamente rischia di mettere a rischio i conti della compagnia, ma anche le sfide del futuro. È chiaro che il lavoro nel porto cambia il tipo di apporto, di contributo lavorativo che deve essere dato, e bisogna, sia tutelando ovviamente la specificità di questo lavoro, sia accompagnandolo nella sua trasformazione. Quindi anche i tanti che lavorano nell'interinale, che vorrebbero avere appunto sicurezza di prospettiva, devono poter essere accompagnati anche con l'adeguata formazione per le nuove tipi di esigenze, le nuove richieste che oggi il porto richiede, che non sono esattamente quelle di 20 anni fa o di 40 anni fa. A questo riguardo i lavoratori dell'acciaio dicono che il lavoro c'è, in effetti la loro situazione è continuamente operativa, ma sono in una stallo, in una situazione di precariato dovuto anche a tutta la vicenda ArcelorMittal. Anche questa è una questione molto lunga, si riuscirà a sbloccare? C'è la volontà, guardi, di farlo? Stiamo, guardi, su ArcelorMittal, se devo calcolare il tempo che ho dedicato al Ministero, credo che sia la vicenda che mi ha occupato più tempo. Ci siamo impegnatissimi, anche con i nuovi amministratori che finalmente sono entrati in società, in particolare il Presidente Bernabé, che più volte è stato, diciamo così, in particolare a Taranto per capire la situazione. Noi speriamo per la metà di ottobre di avere un piano condiviso anche con ArcelorMittal, perché io ricordo che in questo momento il problema non è tanto di mercato, anzi di acciaio c'è tanta necessità, i prezzi sono alle stelle, il problema è riuscire a trovare e di condividere un piano di sviluppo con l'azionista privato, che è un azionista privato particolare, come sappiamo, siamo al 50%, dobbiamo fare in modo che le nostre prospettive di sviluppo, che immaginano appunto un acciaio tra virgolette ambientalmente compatibile, siano condivise dal socio privato. Noi come Stato, come Governo, intendiamo mettere tante risorse che sono previste peraltro nel Piano Nazionale di Ripresa e quindi che a cascata produrranno benefici in tutti gli insediamenti collegati all'acciaio, anche qui in Liguria. Vorremmo e stiamo spingendo anche affinché il socio privato condivida questo spirito e questa voglia di investimento.
Okay, grazie. Grazie. Ministro, ancora una cosa, sempre su funivie, almeno nell'immediato, una proroga della cassa integrazione che scade adesso. È un problema che non riguarda solo funivie, anche altre realtà, proprio qui del Savonese, che in cui gli ammortizzatori iniziano a terminare. Io credo che più complessivamente il ministro Orlando ne ha già parlato in Consiglio dei Ministri, stiamo immaginando che tutti questi strumenti che vengono a scadenza non lascino senza forme di aiuto le famiglie che sono interessate. Quindi, però, come ho detto prima, dobbiamo da un lato ragionare con le garanzie e l'assistenza, ma dall'altro dobbiamo impegnarci tantissimo per fare in modo che riprendano le opportunità di lavoro, perché questo è quello che in realtà ci chiedono i lavoratori che oggi sono in cassa integrazione, di poter tornare a lavorare pienamente. Okay.